Un saluto a tutti dal Brianteo, anzi no, come vi avevo detto non sono al Brianteo oggi, si farà quindi un commento in differita dalla montagna con quella poca neve che c'è. Allora, Monte Sassuolo oggi, cosa dobbiamo dire? È fondamentale per rialzare subito la testa dopo due brutte sconfitte, è una partita da 1x2, però anche il Sassuolo arriva abbastanza rimaneggiato, noi dobbiamo far vedere che ci siamo ancora. Si spera, spero nell'esordio del nostro grande bosniaco Juric, che potrebbe essere l'acquisto giusto, anche perché ha fatto più gol lui che tutti i nostri attaccanti, praticamente tutti i nostri centravanti finora. E quindi pronostico un 2-1 per il Monza. Non potendo fare il commento in diretta, non vedendo la partita direttamente, sono costretto a fare dei commenti sugli aggiornamenti che ricevo dallo stadio. Comunque mi tengono aggiornato e mi faranno sapere anche un po' la situazione e chi sono i migliori e chi sono i flop di questa partita. Allora, la formazione annunciata è fuori Gagliardini finalmente, quindi si vuole provare a vincere. Akpak però centrocampo, difesa classica davanti il tridente leggero Colpani, Carboni, Mota. Come detto, confido nell'ingresso di Juric nella ripresa. Si vuole formazione per correre, formazione per giocarsela. Bene. Giungono notizie di un Monza arrembante al Brianteo. 1-0 al termine del primo tempo, assegnato Colpani dopo mesi di digiuno. Settimo gol per lui, capocannoniere della squadra. Sembra che ci stiamo approfittando giustamente del, oltre alla mancanza di Berardi, si è anche infortunato Castillejo, e quindi stiamo tenendo bene il campo. Gol annullato Mota per il solito fuorigioco semi inesistente di mezzo millimetro, e comunque buon atteggiamento a quanto mi riportano gli inviati sul campo. 1-0 primo tempo per noi, bene così. E Gagliardini in tribuna. E finisce qui, arriva la conferma dal Brianteo, il Monza ha battuto il Sassuolo 1-0, finalmente si torna alla vittoria. Gol decisivo di Colpani. Bene, dai, questi sono i primi tre dei 9 punti che voglio da qua al Milan, quindi ci sono ancora Udinese e Verona da affrontare. E comunque una buona prospettiva di futuro. Un saluto dalle Alpi Aerobiche e alla prossima! Un commento aggiuntivo a questo video per analizzare il mercato invernale del Monza, anche se non è ancora chiuso, diciamo che il più è stato fatto. Secondo me è un mercato da 8 perché si è lavorato in maniera intelligente, si è lavorato innanzitutto sulle cessioni, i prestiti per eliminare un po' di esuberi che non giocavano mai, Cittadini, Carboni, Franco, eccetera. E poi perché, nonostante le difficoltà, le risorse limitate societarie, siamo riusciti a portarci in casa, diciamo, anche gente importante nei punti che più servivano, quindi un esterno, Serbini in questo caso, anche se purtroppo sono in prestito, ma sicuramente lo vedo un prospetto valido, superiore anche a quello che abbiamo al momento, e poi finalmente la punta, una punta, un'alternativa davanti che possa fare dei gol, ecco, portare esperienza, essendo comunque un giocatore già abbastanza in là con l'età. Quindi benvenuti anche appunto a Juric e Zerbin. Abbiamo preso Maldini, ok, Popovic credo che giocherà mai, però intanto c'è e dentro nell'affare Zerbin, e cerchiamo di vedremo se si scenderà in campo o meno. Quindi un buon mercato che speriamo dia la spinta definitiva per arrivare alla salvezza il prima possibile. Lo vedremo già nelle prossime due partite.